Andrea Marini, segretario regionale UIL, il sindacato dei pensionati della UIL. Oggi un incontro per preparare lo sciopero generale del 12 di dicembre, che ovviamente interesserà anche i pensionati. Ecco, innanzitutto perché i pensionati a sciopero? I pensionati scioperano perché il potere d'acquisto delle pensioni è calato del 30%. I pensionati scioperano perché la sanità non soddisfa i bisogni dei pensionati e soprattutto degli non autosufficienti. I pensionati scioperano perché non possono più continuare a mantenere i figli in cassa integrazione e a collarsi dei debiti dei figli, contratti per comprare la prima casa o altro. E anche perché i pensionati hanno capito una cosa, che questo scontro intergenerazionale messo in piedi dal governo non giova né ai giovani e né agli anziani. E quindi ci sembra utile e soprattutto doveroso, per una serie di motivi. Il primo motivo è che i nostri pensionati hanno lottato per avere la democrazia, per essere presenti, per essere ascoltati. Lottano per questo motivo, cioè per essere presenti nelle scelte del Paese e non per essere emarginati. Noi abbiamo fatto tantissime manifestazioni a Roma, manifestazioni decorose, dignitose, senza creare problemi. Abbiamo inviato milioni di cartoline con lo slogan "Non siamo sereni" e questa nostra non serenità continua e peggiora di giorno in giorno. Ormai questo paese non è più un paese per gli anziani. Che non fosse un paese per i giovani penso che sia notorio. Circa 90.000-92.000 giovani sono, in questi anni di crisi sono andati via dall'Italia per trovare futuro all'estero. Ma non è neanche un paese per gli anziani. Se pensiamo allo scenario europeo dove sulle pensioni, nei paesi come in Francia, in Germania, in Spagna, i pensionati non pagano le tasse, sono esentasse l'assegno che arriva. E nel nostro paese i pensionati pagano le tasse, anche quelli che prendono 500 euro al mese devono pagare le tasse. C'è voluta la Corte dei Conti a tirare le orecchie al nostro paese per dire che il nostro sistema è iniquo ed è sproporzionato.